alle repliche per l'udienza pubblica del 21 febbraio. Qui dice: quanto affermato dalla difesa comunale e dal suo primario tecnico, dunque, non è vero. Ed il ridetto progetto Pizzarotti, lungi dall'essere accantonato, non realizzabile, non conforme alle esigenze ambientali, come pure affermava con improvvida fantasia il direttore della ripartizione urbanistica edilizia privata, ingegner Pompeo Colacicco, che è la persona che sta seduta vicino a me, nella relazione da ultimo depositata. È legittimo, reale, pronto per essere realizzato, potendosi cantierizzare in 30 giorni. Questa è l'unica verità. Questo viene detto dagli avvocati che ci hanno fatto ricorso. Poi a pagina 33 c'è scritto: tutti questi controlli, così facendo venir meno la fattibilità della varianza per assenza di alternative. Quindi ci stanno dicendo che riemerge quanto dedotto al principio: la cittadella della giustizia proposta da Pizzarotti esiste ed è già scontato tutti questi controlli. Quindi dagli atti degli avvocati che leggo, che sono atti depositati in tribunale, sembra che, voglio dire, l'alternativa a questo progetto c'è ed è Pizzarotti, la cittadella della giustizia, che ha bloccato questa città per 30 anni. Basta! Basta! 30 anni bloccati per gli interessi di un privato. Basta! Basta! Vogliamo dare ai cittadini il palazzo della giustizia, un'area verde vera, non un'area verde sulla carta. Basta! Sono stanco, sono 30 anni che va avanti sta storia per gli interessi dei privati. Basta!